Buonasera, rieccomi qui con un nuovo video e quest'oggi vi volevo parlare di un profumo per il quale ho fatto uno sfacchettamento qualche giorno fa, ma che ho avuto modo di provare abbondantemente e si chiama, è da di Miller e Berton e si chiama Homme e dice Homme, Inspire and Smile. Gli accordi principali sono balsamico, smoky, warm spicy, patchouli e sweet. Ora io me lo spruzzerò, me lo vaporizzerò come dicono gli youtuber seri, che io non sono. Buono, buonissimo, buonissimo, buonissimo. Allora, la mirra immediatamente la fa da protagonista, poi viene fuori l'incenso, ma trovo che venga fuori il pepe rosa, che lo rende più speziato. Il patchouli, e un'altra spezia che dovrebbe essere il cardamomo. Anzi no, è pepe in grani, presumo pepe nero. E poi, man mano che evolve nelle ore, evolve in un, diciamo, finisce su un fondo gourmand. È anche molto oleoso. Sintomo che il profumo è stato prodotto realmente con degli oli, insomma, che è di buona qualità, che dovrebbe essere di buona qualità. Questo profumo è un profumo croccante, non so come dire, e speziato, ma sempre in modo gentile. Io direi che qui di pungente c'è il pepe. L'incenso io non lo trovo, non è di quell'incenso che a me piace da impazzire, ma è comunque un incenso che abbinato alla mirra dà sempre una sensazione di sacralità. E piano piano sul fondo rimane il patchouli e la mirra. È un profumo che, scusatemi, io userei soprattutto in inverno e soprattutto di sera e può essere adatto anche se io devo andare a seguire delle sedute di yoga, ci può stare, non è invadente. E questo profumo è stato lanciato nel 2011 e cosa dire ancora? È economico perché 50 ml mi sono costati 50 euro, 70 euro e li ho
l'ho acquistato in una profumeria fisica qui a Genova. E non è il mio profumo preferito, all'incenso, ma ve lo volevo comunque dire perché potrebbe essere di vostro, descrivere un po' meglio perché potrebbe essere di vostro gradimento, e oltre che al fatto che qui non ci sono altre recensioni di profumi un po' particolari. Se vi è piaciuta questa recensione, avete delle domande, scrivetemi qui sotto, mi potete scrivere su Instagram oppure alla mia email personale, e potete iscrivervi se vi va perché l'iscrizione è libera e io sono libera, e mettere un vi piace se vi va. E vi ringrazio e arrivederci alla prossima puntata.